Adesso vi mostrerò qualche trasformazione. Che cosa trasformiamo? Ebbene, se non vi dispiace, vorrei trasformare il mio ritratto. Cominciamo con qualche cosa di semplice. La trasformazione che manda z in z fratto 2. Ogni punto della foto corrisponde ad un numero complesso z che abbiamo diviso per 2. Otteniamo così un altro punto, il suo trasformato, e dunque una nuova immagine. Come vedete, niente di sorprendente, sono diventato semplicemente due volte più piccolo, dato che ogni z è stato diviso per 2. Questa trasformazione si chiama omotetia. Passiamo alla moltiplicazione per i. Facile! Noi sappiamo che moltiplicare per i corrisponde semplicemente a far ruotare di un quarto di giro. Osservate come il modulo non cambia, mentre l'argomento aumenta di 90 gradi. Ecco un modo ben complicato per dire che abbiamo fatto ruotare la foto. Coraggio, facciamo qualcosa di più complicato. La moltiplicazione per 1 più i. Guardate il numero complesso 1 più i. Corrisponde al punto di ascissa 1 e di ordinata 1. Il suo argomento è di 45 gradi e il suo modulo è la radice quadrata di 2, come ci insegna il teorema di Pitagora. Moltiplicare per 1 più i corrisponde dunque, da una parte, a moltiplicare il modulo per radice di 2 e dall'altra ad aggiungere 45 gradi all'argomento. In altre parole, bisogna combinare un'omotetia e una rotazione. Questa operazione si chiama similitudine. Più interessante, trasformiamo adesso i punti z nei loro quadrati, vale a dire z moltiplicato per z. Cominciamo a piazzare la foto in un posto conveniente, inquadrato tra gli assi delle coordinate. In seguito facciamo un piccolo zoom, dato che il passaggio al quadrato dilaterà e di molto la foto. E avrò bisogno di molto spazio per mostrarvi cosa succede. Ecco, ora possiamo trasformare progressivamente la foto. Notate che l'argomento di z al quadrato è due volte l'argomento di z, cosicché l'angolo retto in basso a sinistra nella foto è raddoppiato dalla nostra trasformazione e diventa un angolo piatto. Adesso sposto la foto in un'altra zona per osservare ancora la trasformazione z al quadrato. Potrete in questo modo ancora constatare il raddoppio dell'argomento. Guardate ad esempio il mio indice. Prima della trasformazione il suo argomento era pressappoco di 45 gradi e dopo la trasformazione è in verticale, a 90 gradi. Ma voi potete anche osservare che i moduli sono elevati al quadrato. Passiamo adesso ad un'altra trasformazione, quella che manda il punto z in meno 1 fratto z. Non dimenticatelo, con i numeri complessi si può sommare, moltiplicare, ma anche dividere, salvo per 0 chiaramente. Questa immagine non vi evoca la Cappella Sistina? I grandi numeri complessi, vale a dire quelli con un grande modulo, diventano piccoli quando si prende il loro reciproco e viceversa. Ecco una trasformazione dello stesso tipo. Guardate la formula. Il valore di k cambia poco a poco. Certe parti sono dilatate, delle altre sono contratte, ma se si guarda più da vicino la forma è preservata, anche se le lunghezze non lo sono. Un cerchio resta un cerchio, anche se diventa più grande. La mia mano è diventata più grande, il mio viso più piccolo, ma riuscite ancora a riconoscermi.
ancora una trasformazione, ancora più complicata. Ebbene, non si può dire che si tratti di un regime per dimagrire. Tuttavia, notate come, anche se sono ingrassato, la forma dei piccoli particolari non è cambiata. Se osservate un bottone della mia camicia, per esempio, ha mantenuto la sua forma circolare. Si dice che queste trasformazioni sono conformi o olomorfe, parole latine e greche complicate per dire che la forma è preservata. È proprio vero, con i numeri complessi si possono fare molte cose. Si può addirittura prendere l'esponenziale, se sapete che cosa vuol dire. Ma anche se non lo sapete, osservate che trattamento mi riserva l'esponenziale. La mia testa è scomparsa? No! Se si guardasse al microscopio, vicino all'origine, si potrebbe vedere la mia barba. Adesso che sapete che cosa sono i numeri complessi e che avete visto qualche trasformazione, vi spiegherò alcune cose che ho studiato in modo approfondito. Ecco, qui vedete un certo numero di punti. Alcuni sono blu, all'interno del disco di raggio 1, e altri sono gialli, all'esterno del disco. Applichiamo la trasformazione z al quadrato più volte di seguito e osserviamo il risultato. Guardate come i punti blu restano all'interno del disco, mentre i punti gialli si allontanano fino ad uscire dallo schermo. Il disco blu prende il nome di insieme di Julien riempito, associato alla trasformazione che manda z nel suo quadrato. I punti situati all'esterno dell'insieme di Julien partono all'infinito se ripetiamo indefinitamente la trasformazione. Possiamo anche usare questo procedimento con altre trasformazioni, come ad esempio quelle della forma z al quadrato più c, dove c è un numero complesso scelto a piacere. Per ogni numero c avremo dunque un insieme di Julien che varia al variare di c. Ecco qualche esempio. Questo è quello che ho chiamato il coniglio. Per comprendere come variano queste forme, vi mostrerò due cose allo stesso tempo. A sinistra, sul lato rosso, vedete un punto che si sposta. È il punto C. A destra, voi vedete l'insieme di Julien corrispondente. Esso si deforma al variare di C. Talvolta, però, per certi valori di C, l'insieme di Julien sembra sparire. Non si vede più nulla sullo schermo. Come adesso, per esempio. La verità è che l'insieme di Julien è esploso in un'infinità di frammenti, così piccoli che non si vede più niente sullo schermo. Benoît Mandelbrot, colui che ha reso popolari i frattali, propose di studiare l'insieme disegnato in rosso, che descrive i valori di C, per i quali l'insieme di Julien si vede bene sullo schermo. Vale a dire quelli per cui l'insieme di Julien non esplode in miriadi di frammenti. Va da sé che tale insieme rosso si chiama insieme di Mandelbrot e io ho passato molto tempo a studiarlo. Vi propongo per concludere di guardare l'insieme di Mandelbrot
da molto, molto vicino e fare uno zoom all'interno per poter ammirare a che punto sia bello. Allora si parte! Ammirate. Stavolta non vi spiego tutto. Immaginate l'insieme di Mandelbrot come un'isola nera, circondata da un mare tropicale di cui vedete il fondo marino. Ve l'ho detto, state osservando dei dettagli veramente microscopici. Se l'insieme di Mandelbrot avesse le dimensioni di un campo di calcio, noi staremmo esaminando dei dettagli della taglia di un atomo, all'incirca un milionesimo di millimetro. Forse vi state chiedendo perché mi sia interessato tutto ciò. Per prima cosa, e anzitutto, perché è bello e perché la comprensione di questi oggetti mi ha procurato molta soddisfazione. Per me era una ragione sufficiente per consacrarci del tempo. Ma anche perché in queste trasformazioni, che sembrano così semplici, è come se si celasse l'essenza del caos, così importante nella scienza d'oggi. Delle cose così semplici che generano delle strutture così ricche. Studiare dei fenomeni complicati nelle loro incarnazioni più semplici. Spesso è questo il ruolo del matematico.